ritrovati a storie, vi voglio presentare una donna davvero tenace, una persona particolarissima anche solo per le imprese, vi dico che è un'esploratrice in bicicletta, una biker tenace, votata alle lunghissime distanze, una cosa tipo i 1800 chilometri che ha percorso in Alaska in bicicletta. Lei è stata per tantissimi anni, la, la, è la, stata la prima donna e l'ha tenuto per tantissimi anni il record mondiale della durissima Iditarod Trail Invitational. Vi do il benvenuto a Ausilia Vistarini. Ho detto giusto, Ausilia? Ho detto giusto. Ciao Maria Rosa, ciao a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, Bikers tenacissima, sì. ho detto giusto, sì. Votata alle lunghe distanze, 1800 km, ma in Alaska, sotto la neve. Sì, hai detto bene. <ride> e sei stata dal 2014 fino a che anno? 2020? Sì, fino la, al 2020. La detentrice del record, perché quanto ci hai messo a percorrere? Eh, 17 giorni. 17 giorni, <ride> sotto la neve, alla ghiaccio. 17 giorni, pensate. Poi a chi è arrivata a rubarti il record? E poi una ragazza fortissima americana. Ah, e... Mannaggia. Beh, in questo... Queste tipologie di eventi di è difficile parlare di record perché negli ambienti estremi la natura veramente detta i tempi e la progressione, quindi in realtà ogni anno e all'interno di ogni anno semplicemente un giorno con l'altro cambia appunto il destino e il successo dell'evento. Quindi... Ecco però insomma la prima donna, la prima donna ad aver fatto questa impresa, vi ripeto il nome, Iditarod Road Trail Invitational, una gara, eh, ecco qua, vediamo iniziamo a vedere qualche tua immagine. Eh, sì, eh. Si tratta um, di una gara famosissima in Alaska e che ripercorre un tracciato storico. Nel 1925 accade un'epidemia um, di difterite in questo piccolo paesino nel nord-ovest dell'Alaska e vennero organizzate delle staffette con i carni da slitta, avrete sentito parlare tutti di Togo e di Balto, e, um, per portare il siero nel minor tempo possibile. L'evento colpì moltissimo l'opinione alla Scana e da allora venne organizzata appunto questa gara con i cani e le svitte. E sullo stesso identico tracciato, alla fine degli anni Ottanta, nacque l'evento a cui ho partecipato io. E la gara si può percorrere a piedi, in bici o con gli sci. Sullo stesso identico tracciato... Che, uh, che percorrono i cani una settimana dopo rispetto alla nostra partenza. Senti, uh, Ausilia, uh, cosa vuol dire i, i Ditarod? Uh, I Dita è in linguaggio a quindi in, nel linguaggio dei nativi americani significa luogo lontano. Uh, adesso è semplicemente un punto geografico, e um, vi, vi era un antico villaggio uh, fiorente nel periodo della Corsa dell'Oro, quindi agli inizi del Novecento, uh, io ci sono passata appunto percorrendo uh, il tracciato della gara e adesso è veramente un villaggio fantasma, quindi con, queste, uh, con quel che resta delle case in legno, delle banche. E, si sembra di, di, di tornare indietro nel tempo, perché ci sono ancora le autovetture di inizio Novecento: ferme, coperte da due metri di neve. Quindi eh, un paesaggio è, è, surreale. È suggestivo, e anche un pochettino un viaggio nel tempo. Assolutamente, no? sì, sì, sì. Come sei venuta a conoscenza di questa, di questa gara? Come hai detto? Ah, guarda, io voglio fare quella In lì. realtà io arrivo da esperienze nei deserti caldi. E, dal Marocco alla Giordania, sono stata in Burkina Faso, in Mali e poi quando si partecipa a questa tipologia di eventi si, si conoscono persone che hanno i tuoi stessi identici interessi, e quindi col passaparola sono venuta a conoscenza di questo evento. Si può partecipare solo su invito, e, perlomeno negli anni in cui ho partecipato io, quindi bisognava avere un curriculum di. Lunghe distanze e quindi poi su invito si poteva partecipare perché vi è un numero chiuso di 50 partenti, sì. appunto sempre negli anni in cui ho partecipato io, adesso è stato esteso a 100. E, e quindi su invito ho avuto il privilegio di essere stata invitata. E, e penso ben poche donne. Sì, io sono ancora l'unica europea davvero. Ah, quindi il primato europeo sì. lo detiene ancora. Sì. Senti, Ausilia, eh, grazie alle splendide immagini che ci hai portato, ecco, noi eh, capiamo un po' non solo con le parole, ma proprio vedendolo, cosa è la difficoltà davvero eh, di percorrere anche solo un chilometro eh, con queste condizioni atmosferiche. Prima di tutto vorrei, c'è una foto in cui si vede molto molto bene vorrei parlare della tua compagna di viaggio prima che è la bicicletta la tua bicicletta che tipo di biciclette sono queste eh, per eh, fare questo tipo di percorsi nella neve Sì, ecco la, la bicicletta è una bici particolare una fat bike quindi una bicicletta con la sezione del copertone più ampia rispetto a una mountain bike normale e eh, qui lo vediamo molto bene che sì. permette di galleggiare meglio sulla neve naturalmente la neve è un elemento difficile da gestire perché eh, se è neve fresca o se la quantità di neve è elevata, anche con una fat bike la progressione è praticamente impossibile, quindi bisogna trovarsi a spingere la bici. La difficoltà più grande di questa tipologia di gara è proprio il fatto che mh, il gesto del pedalare forse viene come ultima cosa, eh, perché in realtà, soprattutto per una donna, il problema è quello di spingere la bici in neve fresca. Um, perché la bici, comunque, è una bici che um, deve portare con sé anche tutto quanto serve per la sopravvivenza in un ambiente estremo. Ecco qua, vediamo Quindi, che spingi, cioè voglio dire, uh -uh. qua veramente si percepisce tutta la fatica, quindi c'è la bici con fat bike come eh, è chiamata, con queste ruote ovviamente per avere una trazione maggiore, eh, molto spesse, che cosa avevi? Poi in questo con te? caso nella grande sacca davanti ah. sul manubrio ho un sacco a pelo per le temperature da meno 50. Perché si viaggia sempre senza tenda, perché in questi ambienti estremi anche la tenda a volte diventa una complicazione se le condizioni di vento sono molto forti oppure se il fondo è semplicemente ghiaccio e quindi non si riesce a fissare la tenda. E, e poi tutto quanto, che, tutto quanto serve per la sopravvivenza: quindi cibo, il fornelletto per poter sciogliere la neve e il carburante per il fornelletto. E delle giacche a strati progressivi per poter sopravvivere a temperature che possono anche arrivare a meno 40, meno 45. Immaginate mm. di percorrere tutta l'Italia da nord a sud, compresa la Sicilia, e non avete ancora finito. Questa è, è la, se ancora ce ne manca. Questa è la strada che Ausilia Vistarini ha percorso proprio in quei: ne ha fatte tantissime mm. però in questa ehm, in particolare, eh, in questa esperienza, sotto la neve: ecco già qui, io eh, rimango allibita perché. Pensavo che in questi 1800 km, quindi appunto cari telespettatori immaginatevi questo percorso, no? Quante volte anche solo facendola in macchina ci fermiamo all'autogrill, ecco. Lei l'ha fatta in bicicletta ma non c'era un ristoro, cioè dovevi piantare la tenda sotto eh, la neve, allora, lungo in portati. Tracciato. Da mangiare, no? mi, mi sì, sarei immaginata beh, dei punti di ristoro. tenete conto che l'Alaska si percorre all'interno dell'Alaska, quindi è un ambiente ancora incontaminato e con una bassissima densità uh, di abitativa. Quindi in realtà esistono dei villaggi magari ogni 200 km. Quindi la possibilità appunto di poter fermarsi. Uh, è, è, avviene soltanto in uno di questi villaggi. Quindi eh, c'è un tratto lungo il fiume Yukon di 500 km in cui non c'è veramente nulla e 500 km sono tantissimi. Sono tanti, sì. Ecco, come ah, gestivate appunto l'alimentazione in questi tratti lunghi? Allora, avevamo sempre. Io ho partecipato a, queste, a questi eventi con il mio compagno Sebastiano. Avevamo, ognuno, però, era autonomo per tutto perché in realtà uno dei, dei must dell'evento è che bisogna essere in grado di cavarsela da soli, non bisogna mai essere di peso neppure eh, al, proprio al, compagno, al proprio compagno. Diciamo. Eh, come, questo come stile di vita eh, proprio, eh, esatto. eh. <ride> nella vita propria. Quindi, avevamo il cibo per sopravvivere 5-6 giorni tutto cibo liofilizzato che non ghiacciasse appunto a, a determinate temperature e poi si spediscono dei drop bag uh, agli uffici postali dei villaggi che si sa di poter incontrare e una volta arrivato al villaggio si ritirava questa... <ride> Con il cibo. Sperando e, fosse arrivato. <ride> Sperando fosse arrivato con il cibo e quanto necessario per la progressione. Perché eh, in bicicletta è, naturalmente non è possibile portare tutto quanto serve per <coughs> sopravvivere 30 giorni. Ecco, eh, quindi il fornelletto, anche questo penso che sia difficile gestirlo a determinate temperature. Eh, sì, il fornelletto vabbè è fondamentale perché è il mezzo con cui ci si rifornisce di acqua, quindi si eh, permette di sciogliere la neve. Certo, in determinate condizioni di vento, di precipitazione, diventa anche impossibile poterlo utilizzare, quindi eh, paradossalmente in un ambiente fatto di acqua eh, il rischio maggiore è la disidratazione. Eh, 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 immagino, eh immagino, non voglio neanche immaginare... <ride> Mi viene un'altra uh, domanda, domanda, sorge spontanea. No, uh, hai detto che hai fatto queste imprese con Sebastiano, che è il tuo compagno, anche lui, un pazzoide come te, <ride> che, no? che ama questo tipo di avventure. Sennò non potevate, uh, insomma, sicuramente uh, stare insieme. Hai detto che però si è indipendenti, no? nel senso che uh, bisogna avere tutto uh, quello che serve per portare a termine la propria gara per badare a se stessa in modo da non essere di uh -huh. intralcio impedimento immagino che fra voi due la forza fisica sia anche però abbastanza diversa no ecco solo per il fatto che eh. noi siamo donne e eh, loro sono maschi e hanno solo solo uh. una forza fisica superiore alla nostra per il resto uh. però sicuramente ecco è, è capitato che ti lasciasse indietro No, ora allora, già <ride> sempre più o meno a vista e sì, naturalmente dicevi bene, la forza fisica è veramente diversa. Io ho fatto una preparazione specifica di tre anni per partecipare a questo evento. Ah solo? <ride> per poter rafforzare comunque la parte superiore del busto, delle spalle, delle braccia, e perché muscolarmente insomma certo. siamo meno forti rispetto ad un uomo. Lui non ha fatto questa preparazione. E um, poi per il resto, um, no, siamo ecco, se in sempre positivi. Okay. Se mi devi parlare di resistenza invece alle difficoltà, al freddo, penso uh -huh. che anche a un certo punto, magari uno uh -huh. possa eh, a, a mangiare questi cibi liofilizzati Ecco, chi è, chi è il più resistente dei due? No, beh, entrambi, entrambi. E, entrambi, perché entrambi abbiamo vissuto questa esperienza come la realizzazione di un grande sogno. Eh, forse con um, sfaccettature diverse, ma ci siamo sempre considerati dei privilegiati nel poter eh. realizzare il nostro certo, sogno. Certo. E quindi anche, nella, soprattutto per me, che ho raggiunto picchi di fatica fisica indicibili, insomma, io sono proprio arrivata allo stremo dal punto di vista fisico però di testa sono sempre stata gasatissima, mm. per me era veramente la realizzazione di un grande sogno. E... Dove li ricaricavate i telefoni? Beh, siamo stati un po' due pazzoidi, forse l'avrei capito in questi ecco. giorni, eh, sì, entrambi non, non dipendiamo dal telefono, quindi sì. avevamo fatto la scelta un po'... forse... non so... Pericolo, no, pericolosa, non pericolosa avventata. Uh, avventata di non avere un satellitare. Ah, però! E, ma e quindi siamo andati veramente a vista. <ride> ma in e, caso di necessità cosa avreste fatto? Acceso un fuoco, no? E, non, no non ce lo siamo chiesti, <ride> e quindi, sì, in realtà non avevamo un satellitare. e Per me è stato un po' complicato in un'edizione perché mio papà era molto malato. E i medici mi avevano detto che sarebbe stato pericolo, ci sarebbe stata la possibilità che lui non ce la facesse nel periodo in cui io e ero via. in gara, e quindi per me è stato un po' difficile, però in realtà, in un ambiente così estremo, io ho vissuto questa, questo privilegio, lo considero io, di vivere soltanto l'istante come l'istante puro, certo. quindi non c'era non c'era nulla se non l'attimo che momento. stavo vendendo in quel momento allora eh, abbiamo forse capito un pochettino ma veramente eh, ausilia è un'anima eh, dalle mille sfaccettature ma abbiamo capito perlomeno di che cosa stiamo parlando Le, eh, pensate che eh, la gara è durata 17 giorni tu sei Praticamente sta in ballo un mese fra andare e tornare, pacchi sì. che arrivano agli uffici postali uh. sperduti, uh. eccetera, eccetera. L'abbigliamento in gara, come si resiste a queste temperature? Allora, eh, naturalmente è un abbigliamento a strati. Però eh, finché il corpo è in movimento, io preferisco magari avere qualche strato in meno, perché comunque si suda anche a meno 40. Certo. E, e poi il problema reale, in realtà, quando ci si ferma mm. per preparare appunto il cibo, per mangiare oppure per poter riposare un paio di ore, allora lì in quel momento lì bisogna vestirsi subito con tutti gli strati Con possibili tutto e che... poi naturalmente dipende sempre dalla temperatura ecco. esterna e dalle condizioni del vento che amplifica notevolmente. Quando parli la di temperatura esterna, no? Okay. Parli rispetto al saccapelo, perché poi alla fine sto saccapelo da qualche parte lo dovevi mettere, no? Sì, eh. il saccapelo si metteva sotto un materassino mm. tecnico e quindi si dormiva alla ghiaccio entrando completamente nel saccapelo che veniva chiuso lasciando passare soltanto una un fila d'aria <ride> Ok. E, eh, e così riposavate mi hai detto al massimo un paio d'ore mm. sì perché beh, dipende comunque dalla, dalle condizioni di temperatura però quando la temperatura scende notevolmente sotto i 40 gradi è bene insomma è bene alzarsi subito subito e sì. anche perché il corpo comunque mm, Recupera anche semplicemente riposando un paio d'ore. Senti, sì, se lo, lo dici tu, ci crediamo. Eh, non avevate paura degli animali? No, eh, allora, l'unico pericolo reale mh, che degli animali è eh, prodotto dall'alce. Perché l'alce eh, può aggredire, ah. può aggredire sia i cani. Trainati dalle slitte, che trainano la slitta, siano le persone se, se, se si sentono aggredite. Però c'era stata spiegata questa cosa, quindi abbiamo trovato delle alci, ma semplicemente abbiamo dato loro il tempo di, di, di prendersi il loro no? tempo e di spostarsi. Il lupo rifugia dall'uomo, quindi in realtà abbiamo visto anche, e sentito spesso dei lupi accanto a noi, però il lupo rifugge, insomma, quindi vedevamo solo le impronte fresche. E abbiamo incontrato una lince, che sembra un, gran, un bel gattone quindi io adoro i gatti e per me Fatto è stato un momento anche, emozionante. Che bello, che bello! E poi i bufali i caribù anche loro rifuggono non appena. Quindi, tutto proprio tranquillo, tutto molto tranquillo. Allora, eh, regia, io, eh, siccome a un certo punto Ausilia, che eh, è una persona, io anzi la ringrazio in quanto lei è riservatissima, pensa di non fare nulla di eccezionale, dice, ma io, veramente, perché mi vuoi intervistare? Io non ho fatto niente, no? Eh, ma poi sono timida, cosa vengo a fare? A un certo punto mi dice, però guarda, se vuoi c'è un film. Eh, su, cioè, ho fatto un film come hai fatto un film mi dici che sei timida e riservata in realtà è un film fatto per immagini bellissima adesso prima ne vediamo un pezzettino proprio uh, okay. del momento quasi dell'arrivo quindi con tutta la carica emotiva anche di quel momento questa è l'ultima Alaska che hai fatto e in realtà il film racchiude Tutto, i quattro anni, sì. anni di Alaska ecco vediamo e poi lo commentiamo E arrivati, ce l'abbiamo quasi fatta. E emozionantissimo, uh -huh. pelle d'oca, cosa c'era in quelle lacrime, in quel sorriso? Fai piangere anche me <ride> tanta emozione, e paradossalmente anche un po' di tristezza per la fine di un sogno, e io ho molte più difficoltà a vivere la mia quotidianità rispetto al vivere questa tipologia di esperienze. E anzi, per me sono veramente una, una forma di ricarica. E ho bisogno di, di vivere queste avventure forti proprio per uh, gestire magari le difficoltà della vita quotidiana. Pensa te. Cioè, eh, per te è molto più. Eh, eh, sono belle queste parole, no? Le esperienze forti, le emozioni ti danno la forza per poi vivere il quotidiano, no? Che eh, insomma. È molto più duro, no? Sì, le piccole difficoltà della quotidianità, in realtà, mi mettono molto più a disagio rispetto a, a quanto vivo in questa tipologia di eventi. Eh, senti, Ausilia, eh, così eh, abbiamo visto questo pezzo di, di un film che ha la durata di un'ora. Com'è nata questa cosa del film? Sì, in realtà ce lo avevano chiesto degli amici americani. Eh, perché mh, mh, perché appunto ehm, per il messaggio la... che, che eh sì, insomma per la tua unicità sì. l'unica donna <ride> esatto. a fare questa esperienza comunque eh, l'hai fatta in coppia con sì. Sebastiano anche lui è un grande come ti dicevo ecco, a me sembra di essere di, di non riuscire neppure in questo momento a trasmettere qualcosa di interessante però probabilmente eh, può essere un messaggio motivante. Quindi allora hai, per... allora hai risposto come a me, hai detto <ride> ma scusate, ma perché, ma io cos'è che devo fare, Cosa devo dire? Le immagini e... sono le vostre? Allora, le immagini girate in Alaska si sì, sono tutte le nostre, noi avevamo La GoPro. una piccola GoPro e è difficile anche registrare le immagini, in realtà quelle che sono conferite nel film poi sono quelle dei momenti più facili, perché nei momenti difficili certo. in cui bisogna pensare a, a portare a, ca a casa la a pelle, l'ultimo ecco. pensiero è quello di tirare fuori una telecamera. Quindi in realtà i momenti più difficili rimarranno solo nei nostri ricordi. Abbiamo visto che praticamente, va bene, l'emozione dell'arrivo, però quando dici ce l'abbiamo quasi fatta, sei completamente bardata, hai le, la neve addirittura mm. sulle ciglia, quindi si percepisce davvero mm. la fatica e l'estremità di questo gesto atletico davvero che forse tu hai detto, ci ho, messo, ho fatto tre anni di allenamento ma secondo me se non hai la forza di testa puoi fare tutto l'allenamento sì, sì, sì. uh, abbiamo fisico. fatto degli allenamenti bizzarri perché cercavamo di simulare le condizioni che avremmo trovato in Alaska quindi quando davano Bora a Trieste nel fine settimana andavamo a spingere la bici sul molo di Trieste tu immaginate la che... gente che vi vedeva <ride> Piuttosto che appunto dormire alla ghiaccio in montagna, sulla neve, sulle nostre Alpi, per poter cercare appunto di simulare quelle che erano le manovre al di là del gesto del pedalare. Allora, prima di andare in pubblicità, siccome sei timida, allora <ride> spingiamo su questo tasto, l'abbiamo nominato due, tre, quattro volte. Sebastiano, il tuo compagno da 15 anni, dove l'hai conosciuto? Ci siamo conosciuti in Marocco, sempre in un evento, in una gara non stop, sulle montagne dell'Alto Atlante nel 2006. Pensate, si sono conosciuti in Marocco, in Africa al caldo, per coronare eh, la loro storia d'amore. Mm. Ecco, eh, lì, lì, fate anche delle esperienze da single senza. Assolutamente sì. In realtà sì, siamo sempre molto, eh, molto soli nella coppia, okay. <ride> quindi entrambi viviamo anche esperienze, perché riteniamo che sia giusto così, insomma, vivere comunque il proprio spazio non significa togliere spazio alla persona Però, che insomma, è insomma, di fianco. Per vivere eh, queste e esperienze certo in coppia anche. bisogna essere molto molto uniti sicuramente. Pubblicità per noi, torniamo oh. perché c'è ancora tantissimo uh. da raccontare sulle avventure di Ausilia Vistarini. Oh. Mm -hmm. Torniamo a storie, se vi siete persi la prima parte peggio per voi, abbiamo visto delle immagini meravigliose raccontando la storia di Ausilia Vissarini, da Lomello all'Alaska con la Fat Bike, questa bicicletta prodigiosa che eh, le consente di percorrere distanze enormi, come in questo caso 1800 km con l'ausilio delle sue gambe e, allora, e, e delle sue braccia naturalmente, perché abbiamo visto che per lunghi tragitti Ausilia la spinge la bicicletta, senti, ehm, allora abbiamo appunto parlato ampliamente dell'Alaska perché penso che eh, fra tutte le esperienze sia sicuramente sì. quella più estrema, però tu ne hai fatte tantissime, dicene qualcuna così elencandole. Dunque, i deserti caldi, quindi... da lì che è Lidke iniziato. Sì, sono stata 5-6 volte in Marocco, sono stata in um, Giordania, in Burkina Faso, in Mali, in Senegal, e poi invece con, partecipando a una gara a tappe in Mongolia. E, Qua e là per l'Europa e, e per il mondo. Ecco, solo da questo elenco così alla spicciolata eh, questa tua passione ti ha permesso anche di girare il mondo, quindi sei una grande conoscitrice anche eh, di, di mondo e di popoli, no? Sì, per me la bicicletta ha la velocità giusta per poter conoscere nel modo migliore un ambiente. E la... Quando si è a piedi si è troppo lenti, invece la bicicletta permette appunto secondo me di avere la velocità perfetta per, uh, per poter conoscere il mondo. Io sono anche iscritta ad un sito mondiale che è WomShower, che è una comunità di cicloviaggiatori. E anche se io vivo a Lomello quindi in una piccolissima realtà di provincia in realtà sono moltissimi i cicloviaggiatori che transitano anche per la nostra provincia e per i nostri territori sì in effetti e, effettivamente se ne vedono sempre di più e, a quindi, vero. e io lo stesso vivo con la bici insomma la conoscenza del mondo è veramente Mm, mm, il mezzo secondo me ideale con la velocità ideale. Allora, continuiamo, <ride> eh, noi abbiamo detto appunto che arrivi da e vivi tutt'ora <ride> all'Omello e hai girato il mondo partendo dall'Omello. Partendo dall'Omello capiremo anche come ti sei innamorata della bicicletta. Però adesso dall'Alaska alla Sila, e scopriremo qualcosa di eccezionale, cari telespettatori, <ride> che anche in Sila nevica. Sì, ehm, in Sila mh, è nato questo evento che ripercorre in piccolo eh, la stessa formula dell'Idita Road, quindi un'avventura in autosufficienza che si può percorrere in bici, a piedi o con gli sci appunto sulla, sulla Sila, quindi Sila grande e piccola. Quanti la chilometri? America. La formula è di 260 km mm -hmm. nel suo chilometraggio più lungo e in realtà in piccolo la Sila mi ricorda moltissimo l'Alaska perché rimane ancora un territorio abbastanza inesplorato, inesplorato e incontaminato, soprattutto in inverno. Sono reduce appunto dalla Sila a Trevette corsa tre settimane fa e rimane comunque davvero un'esperienza incredibile. Ah. In Italia. in Italia, quindi eh, io dico, l'ho detto a mo' di scherzo perché anche in Sila Nevica. Perché chi non conosce quei territori, magari dice Calabria, l'associa eh, insomma a un clima. Caldo uh, <ride> tutto l'anno e sicuramente uh, non nevica più quasi o nevica uh, no. in maniera discontinua sulle Alpi. Uno dice: Ma nevicherà proprio in Sira. Ebbene sì, a volte sì, sì, più sì. come ci raccontiamo. Negli raccontavi. ultimi tre anni. Io ho partecipato appunto a questo evento e ho trovato moltissima neve quando sulle nostre Alpi spesso invece no, andavamo con gli, con gli mm. sci sull'erba. Allora, Ausilia, eh, abbiamo visto la bicicletta, è la stessa dell'Alaska? Allora sì, quando, quando partecipo ad un evento in cui l'evento è la neve, si sì, utilizzo la fatbike. Ok, chi, con chi sei qui? Chi è quel signore? Sono, allora lui è un cantore <ride> e, di Camigliatello, insomma in, in strofe ci ha cantato tutta la, la storia legata al territorio della Sila e di fianco a me invece c'è Ilaria Balzarotti, che è un'altra fortissima atleta con cui ho vissuto molte esperienze. Ehm, e la tua questa tipologia. altra compagna di viaggio, diciamo? no? Sì, fai sì, sì. diverse eh, esperienze abbiamo... con lei. La Sila l'hai fatta con lei, esatto, per esempio. Sì, sì, sì. sì. Anche per... Però questa. Diciamo che pure in solitaria te la mangiavi tu. perché cosa sono eh, 200? Io ne, nelle edizioni precedenti ho partecipato in solitaria. Eh, immaginavo cosa vuoi che sia. Ma ci aperto. siamo ritrovate. È bello a volte anche condividere, insomma. Ma l'hai vinta, la sfida? Eh, sì, 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 sì. sì, eh. sì eh, manco a dirlo. Figurati a passeggiata di salute. Poi. Ho letto anche qualcosa che hai raccontato no, eh, della, della Sila, sicuramente senza nulla a togliere alle popolazioni eh, dell'Alaska, l'accoglienza eh, del calabrese, credo, e i punti di ristoro sono un no, po' assolutamente diversi. È veramente incredibile. Come allora, territorio, appunto, ricorda moltissimo l'Alaska con questi pini larici, una bellezza da togliere il fiato. E un territorio ancora molto selvaggio, mm. quindi anche lì abbiamo trovato impronte di lupi. E... Però ecco, l'accoglienza la trovata è stata veramente incredibile. In un territorio non facile, ci dicevano gli organizzatori, per una serie di dinamiche. Però veramente i punti di controllo erano spesso in abitazioni private che ci accoglievano sia di giorno che di notte in maniera davvero straordinaria. Quanto ci hai messo a farla? Allora, l'evento partiva il mercoledì mattina e siamo arrivate il sabato. Ok, quindi comunque... Ah, assolutamente impegnativa perché, comunque, il, um, ah, la, la neve insomma, la progressione su neve non è così. E poi, eh, se incontri eh, la popolazione locale lì, devi stare attenta <ride> che non ti rimpinzino. Io <ride> penso proprio che il problema sia quello: eh, <ride> la mamma o il papà calabrese <ride> mangia, mangia che sei arrivata in bicicletta. Credo che più o meno <ride> sì. funzioni così. Allora, Adesso abbiamo un po' una carrellata di emozioni per Ausilia, che non è eh, solo bicicletta. Un'altra passione enorme sono i gatti, vero? Sì, in realtà tutti gli animali, ma per i miei gatti ho veramente una prediliz pre predilizione. Ecco. Quanti gatti hai? Ehm... In tutto con uh, mio fratello 9. 9 gatti <ride> con tuo fratello in condivisione. Sì. Questo chi è il tuo preferito? Sì, lei è la vecchietta di casa. Mm. <ride> eh, Ausilia ah, abita a Lomello in una casa che è una cascina. Sì, in realtà eh. viviamo appunto in cascina e eh, però questi gatti sono dei gatti assolutamente casalinghi e <ride> 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 eh, voi siete quattro a... fratelli. Siamo giusto? quattro fratelli, sì. Okay. E... Eh, quando nel film che io ho visto tutto, mm. eh, tuo fratello, che penso sia più grande di te, però non mm. il sì. maggiore, mm -hmm. parla di te e, e dice con grandissimo affetto, mm. no? eh, però a un certo punto mh, si capisce un po'. Che è un po' ancora incredulo, dice: Sì, ma insomma, eh, così non starà mai ferma, Uff. eccetera. Sei l'unica in famiglia. Allora, in realtà appunto siamo quattro fratelli: io e mio fratello Gianni, che è il primogenito. Eh, siamo in realtà quelli amanti dell'avventura, lui è un forte arrampicatore. Mentre mia sorella Maria Grazia e mio fratello Gigi sono in realtà i più casalinghi, quindi okay. i più apprensivi, perché forse non si rendono con da casa è sempre più complicato perché questo è il tuo fratello sportivo, giusto? Esatto, sì. con lui, okay. con lui hai condiviso qualcosa? Sì, eh, negli ultimi anni appunto lui è un arrampicatore, però negli ultimi anni si è avvicinato alla bici e abbiamo condiviso la Parigi Brest Parigi sia nel 2019 che lo scorso anno e lo scorso anno partecipando con una bici pieghevole Brompton è stata un'esperienza davvero impegnativa perché comunque con la pieghevole rispetto alla bici da strada eh, Ma io perché e... te la testa cosa ti ha detto? E... Perché? Perché hai fatto eh, questa perché? cosa? Perché è una be bella domanda perché? Per cioè. complicarmi la vita Ah ok Perché in realtà appunto io avevo già partecipato a questo evento Che è una, la più famosa randonnée in Europa eh, Già due volte E quindi per trovare la motivazione Per un gran... Eh, eh sì, eh. facciamo con la bici pieghevole facciamolo Che con se la mi bici. stanco casomai <ride> la carico sul treno e torno Senti Ausilia ti prendo in <ride> giro perché davvero sei incredibile no? Allora mi piace un po' giocare con te. Eh, quando ho letto, eh, mi sono preparata perché davvero non ne sapevo niente di questa disciplina eh, nella quale sei campionessa. Eh, ho letto un po' di cose di te. e eh, Quando tu eri una ragazza, tu ti sei avvicinata al mondo dello sport tardissimo per quello che è un atleta, perché forse ha 28 anni, qualcosa sì, sì, di 28 sì. anni, ok. Ok. Eh, quando tu studiavi avevi l'esenzione da, da ginnastica, sì. da educazione fisica? Sì, perché io odiavo il movimento <ride> e quindi io mi perdevo solo nei miei libri, adoravo studiare, adoravo leggere. E quindi tutto il mio tempo libero lo dedicavo a quello. Quindi hai pestato i piedi e ti sei fatta fare l'esenzione da educazione. Esatto, sì. Romani non dobbiamo niente. dirlo a voce alta, uh -huh. ma forse erano altri tempi. Erano altri tempi. Adesso, uh -huh. insomma, universalmente è universalmente riconosciuto esatto. di come lo sport. Non prendete, non prendete esempio da Ausilia. Uh -huh. Cioè, lo sport bisogna, è sacrosanto farlo, anche perché lei... Eh, abitava Lomello nelle cascine di movimento, comunque anche solo per sì. eh, andare a scuola ne faceva lo stesso. Con la sedentarietà che hanno i ragazzi oggi... È fondamentale lo muoversi, sì. È sacrosanto, Allora, hai raggiunto tutto il mondo dalla tua Lomello, ma non l'hai mai lasciata. Perché cosa c'è in questa scelta? C'è cioè una che deve sempre avere le emozioni, no? tu te le immagini praticamente che almeno, almeno vada a Milano? no? Ma in realtà è il porto sicuro, i miei affetti, quello che mi resta dei miei genitori che non ci sono più. Sì, è proprio un porto sicuro dove tornare, ma dal quale gatti. scappare esatto, ma dal quale scappare anche il più possibile. Mm. E... Alomello vivo bene. Chi si prende piccolo... cura dei tuoi gatti quando non ci sei? Eh, mio fratello. Tuo fratello. <ride> sì. Stai dicendo allomello eh, vivi bene? tanto che è una bella cioè... realtà? e Adesso comunque um, ci sono. È una realtà molto viva a livello di eventi. Io sono impegnata in, anche nel sociale in, nel sociale, in tutte le associazioni in cui posso dare una mano. E quindi. Adesso la tua attività, insomma, si è un po' diradata, quella proprio delle gare intense, uh -huh. Uh -huh. per esempio l'Alaska eh, non te la puoi più concedere come prima, perché insegni? Esattamente, sì. Eh, io ho cambiato professione cinque anni fa. Cosa prima facevi? Lavoravo prima lavoravo in uno studio commercialista, quindi riuscivo a organizzarmi con le scadenze e prendermi i lavori. Ma c'è anche l'anima della commercialista, esatto, in esatto. Sì. <ride> e poi invece negli ultimi anni... Ho cambiato lavoro, insegno a scuola, faccio un lavoro che adesso mi gratifica moltissimo e che adoro, perché comunque lavorare con i ragazzi non è un lavoro, per me è veramente una gioia, però d'altra da, parte vabbè, non mi permette di avere il tempo che avevo prima. Ma. Certo, alla metà si devono fare delle scelte. Scelte, scelte, <ride> è sempre così. È sempre un bivio anche in bicicletta. Esatto. Senti, Ausilia, ehm, il tuo essere commercialista inside <ride> ti aiuta nelle gare a capire come dispensare anche l'energia piuttosto che a essere organizzata. Sì, 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 beh, oh. indubbiamente. Eh, queste gare permettono di conoscersi davvero profondamente. e... Eh. Di, quindi di pianificare e di organizzare i tempi. Sì. Adesso commentiamo un po' di tue fotine. Okay. Questa è la famosa bici. Sì, questa <ride> è una bici pieghevole. pieghevole. si può in realtà fare anche lunghe distanze, perché la Parigi Press Parigi sono 1200 km. Eh. quest'anno farò la 1.100 miglia in Italia con questa con la bici pieghevole, la pieghevole Ma sì. io dico, ma perché? Ma cioè, con tutto che sicuramente eh, sarà una bella bicicletta, ma sicuramente non ha le prestazioni Assolutamente, Si sì, è un, mm. un complica, ad esempio, a livello di ammortizzazione si sentono eh, molto eh, di più. Eh, eh. Però, insomma, alla fine la soddisfazione rimane più grande. Eh, soddisfazione. <ride> Bene, eh, cambia almeno la sella. Sì. Ah, beh! No, mi piace l'idea di cambiare bici, perché in realtà sono, è lo stesso mezzo che assume anime diverse, quindi si può fare tutto, okay. basta avere due ruote. Basta avere due ruote. E vediamo perché abbiamo altre immagini di Ausilia sulla sua bici. Ecco, ecco ad esempio, qua, questa... qui sono su una Graziella originale, uh -huh. e in questo caso stavo facendo la cronoscalata del Mottarone. Mannaggia, ma hai cioè scalato il, il motarone con la Graziella? Sì, vestita mm. da Biancaneve perché uno è il mio soprannome. Quindi. Ecco, e qua <ride> volevo arrivare, infatti anche nel tuo blog mm -hmm. eh, ti, ti, ti chiami Biancaneve. Perché Biancaneve? Ma in realtà il nome arriva da, 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 dal deserto perché avevo partecipato a una spedizione Woman Desert Ride organizzata da una ragazza di Perugia che voleva dimostrare che un gruppo di ragazze normali, non atlete, potesse sostenere un'avventura in bici nel deserto. E io di questo gruppo ero un po' più, la, la più esperta, quindi ero in grado di cambiare i copertoni e quindi a ogni minima difficoltà mi offrivo per poter risolvere... E quindi lì mi hanno chiamata Biancaneda, Biancaneve ed è rimasto poi. In realtà appunto sono arrivata. Però in realtà insomma eh, ti, ti si addice eh, anche come aspetto fisico. Io ho un nome che mi ha segnato. Perché... Anche anche, è vero. Allora eh, rivediamo Biancaneve. Per cortesia. Ah, ecco qua. Cioè, in realtà ti sta proprio bene, ovviamente l'hai adattato, l'hai accorciato perché, per non essere di impedimento. Ecco, qui vediamo anche un po' il tuo aspetto giocoso, no? Sì, ecco. non, in bici non mi piace mai essere. mi piace essere in realtà me stessa e divertirmi, quindi lo faccio anche con, mettendo questa tipologia di abiti piuttosto che. Poi andiamo avanti, così scopriamo altri. Sì. A... qua dove eh, sei? Qui sono sul um, Faiallo e ho una bici col cambio Margherita degli anni venti. Mi era stata prestata e quindi è stato veramente un privilegio poterla utilizzare e mettermi alla prova su questo tipo di pendenze con una bici giro ruota degli anni venti. Ecco, cosa vuol dire cambio Margherita? È un cambio Manua, completamente sì, un cambio particolare che ha interessato soltanto un, un brevissimo periodo storico. Eh, ci sarà sono... motivo per cui non l'ho <ride> più fatta. Eh? E lei è andata. E che tipo di gara è quella? No, questo era un evento. È un evento, però in Salice, cioè Che tipo di percorso è? Sì, eh, siamo partiti da Gaiola in Chianti e siamo arrivati. In... A Cosseria per commemorare in realtà un amico eh, che era mancato e che aveva sempre partecipato all'Eroica, che è questo evento con le bici d'epoca che si corre a Gaiola in Chianti e quindi ogni anno per commemorarlo lo, lo, lo tenete. E quindi molto bella anche questa cosa della bici d'epoca, no? far rivivere dei periodi storici attraverso eh, le biciclette. Proseguiamo perché abbiamo ancora ecco qua ecco questo è quanto succede in, nel periodo invernale quando o le nebbie o insomma comunque le giornate si accorciano abbiamo riscoperto nel mio paesello il tratto del fiume che passa per lomello e quindi ho iniziato a, ad utilizzare la canoa come mezzo di conoscere un un territorio vicinissimo a me, ma visto da un'altra prospettiva. Con la canoa. Ma eh, da quanto tempo? Cioè, L'avete portata voi la canoa? Sì, sì, sì. Mm. adesso abbiamo fondato anche un piccolo gruppo sportivo, ma tu chi? Ma io, io e degli amici di Lomello. Lomello. <ride> sì. eh, è un modo per conoscere, per conoscere il nostro territorio e da un'altra prospettiva, perché comunque dal fiume è sempre lo stesso ambiente, però. Ah, era la tua prima diverse. volta in canoa? Sì, ho iniziato due anni fa. Ecco, due anni fa e <ride> voglio dire, la canoa è un ottimo esercizio per esatto. allenare la parte alta. Esatto, eh. nel, nel periodo invernale insomma almeno okay. lo alterno alla bici. E, e Tu quando appunto non fai, fra un evento e l'altro, una gara l'altra, come man ti mantieni allenata? Andando in bicicletta. <ride> no, ma non con i rulli in casa, no? Tu mm hai -hmm. sentito? No, se possibile vai sempre fuori esco. se eh. possibile esco e, a meno che ci siano condizioni insomma ma di esci nebbia. con la mountain bike o con la bici da strada? ma con quello che capita sì. non so, no. <ride> io esco non ho tabelle, ecco, non ho tabelle di allenamento ecco, parlaci un po' della tua una, routine. Sì, non seguo um, programmi di allenamento no ecco. Perché non è un lavoro, quindi è semplicemente la passione che mi muove. Quindi dipende dalla giornata: a volte utilizzo la, la bici grave, a volte utilizzo la mountain bike, semplicemente mossa da, dal desiderio che ho in quel momento. Allora, stavo pensando a una mm. cosa: no? eh, l'ironia della sorte, aspettavo Ausilia e non arrivava. Mm. E ho detto, ma strano perché, da come ci siamo parlate uh. al telefono, mi sembra eh, una, una persona molto, molto precisa e puntuale. Ho detto, mi sembra strano questa cosa. Ho preso il telefono per chiamarti ho visto il tuo messaggio, che eri un po' in ritardo. Poi, arrivando, mi hai detto, si è rotto il pulmino della scuola. Uh. Allora, succede. se tu fossi stata in bicicletta, esatto. saresti arrivata a puntuale, questo non <ride> sarebbe avvenuto, no? <ride> Esattamente. E quindi per, in questo senso le due ruote per te sono affidabili? Sì, 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 sì sono la mia... L estensione. <ride> L'estensione del, del tuo corpo. Abbiamo detto appunto che tu sei stata per molto molto tempo fino a 28 anni l'antisport e poi forse proprio grazie a tuo fratello maggiore hai iniziato sì. con l'arrampicata. Però anche lì, eh, nel senso arrampicata, ma non dobbiamo immaginare la parete attrezzata in palestra. Eh, fate cose forti? Sì, 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 beh, io sono stata catapultata in California, e io avevo 18 anni e mio fratello si preparava per fare una scesa sul cap il cap il Capitan, che è una parete più iconica per gli arrampicatori appunto nel parco degli Yosemite E quindi, mossa dall'entusiasmo, mi sono aggregata a questa spedizione e lui senza pietà mi ha fatto arrampicare appunto su... <ride> Su quindi, alcune pareti nel parco dello Iosemite, quindi insomma una terapia d'urto <ride> davvero forte, e, e poi in realtà lui pretendeva moltissimo da me, quindi ho dirottato. Cioè in, se, in un certo senso. Un po' lo ringrazio. assolutamente. Sì, lui sì, è sì, orgoglioso sì, sì. di te, eh? di, di quello che ma hai combinato. Non, non, non me lo dice mai. Non me lo dice mai. Eh vabbè, ma quelli di Lomello sono un po' così, un eh. po così. è vero? O no, cioè. Hai Porca. parlato benissimo del tuo paese, però c'è un po' questa. Ma no, in realtà forse non riusciamo ad esprimere. Il eh, pudore dei sentimenti. Esatto, il pudore dei sentimenti. sentimenti. Ok, allora ehm, mi hai detto a un certo punto, adesso hai parlato di terapia ad orto, però mi hai detto che per te ehm, la bicicletta è un po' una sorta di, di terapia. Invece sì, di andare dall'analista sì, sì, vado sì, in bicicletta. Esatto, sì, 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 perché eh, mi rilassa, mi chiarisce. Hai preso i miei delle momenti. decisioni importanti andando no. in bicicletta? Eh, credo quasi tutte. <ride> quasi tutte le decisioni della tua vita. Sì, hai preso sì, Compresa sì, sì, sì. quella di cambiare lavoro? Compresa quella di cambiare lavoro, sì. Adesso eh, tu ti occupi eh, del sostegno, no? Sì. Secondo te la bicicletta potrebbe essere una chiave di lettura? L'hai sì. proposta? Sì, non avevo dubbi. Sì, 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 sì. Perché, perché sì, eh, non te lo so spiegare. Diventa difficile, sì. Eh, però l'ho proposta <ride> proprio eh, stamattina quindi eh, veramente? Sì. Guarda, un po' eh, che sono un po' maghetta anch'io. Senti, non eravamo d'accordo, no. eh, diciamola questa cosa eh, che non eravamo d'accordo. No. Ma eh, eh, ti piacerebbe, insomma, un, un progetto proprio legato a te alla, a quello che hai fatto. Nel mondo del, dello sport, perché al di là del fatto di non aver uh, dice, no, ho fatto niente di importante, nulla di che, però hai fatto qualcosa di importante, declinandolo così. Ti piacerebbe essere riconosciuta eh? per, per, se, se potesse essere utile, sì, 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 sì in sì. questa se maniera posso sì. in qualche modo aiutare a far vivere certe emozioni, assolutamente. <ride> Bene, allora io ringrazio tantissimo. Grazie. A Ausilia Vistarini di essere venuta qui perché so che per te non è stato. Sì, per me è molto più semplice. Scrivere, vero? Scrivere e quindi non rapportarmi anche. E anche a nello voce. scrivere, lei non è che scrive di getto, no? Scrive sempre un mesetto dopo. Esatto. Rielabora un pochettino dentro la sua testa e poi scrive. Quindi capisco davvero lo sforzo di essere venuta qua, sì. senza scaletta, senza copione, a rispondere alle domande di un'emerita sconosciuta. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti voi. Noi ringraziamo e salutiamo oh. Ausilia Vissarini. E l'appuntamento è con la prossima avventura qui a Storie. Oh.